Daniele Nobile. Con numero 1 Angelo Mincella. Con 7 Nicolò Argentino. Gianluca Vinci con 15. Con 18 Francesco Poggio. Marco Bovicic con 25. 29 per Giovanni Rosso. Il 3 Francisco Moretin. 13 Mattia Calvo. Con numero 2 Leonardo Bianchi. Con 24 Giuseppe Cucipè. Con numero 5 Vito Claudio Marino, allenatore della squadra siciliana Giuseppe Vinci. Sono in via di Mannschaft, und sehr geehrte Begrüßung. Jetzt ein ganz großen Applaus, ganz großen Beifall für unsere Mannschaft. Endlich wieder, Sie haben es schon möglich, Ihr Publikum zu hören. Und jetzt kommen Sie, der SSV Pitzen mit der Nummer 22, Valerio San Paolo. Mit der Nummer 21 Alex Wierer. Mit der 75 Lukas Schotzer. Da Bressanone un cordiale benvenuto per l'inizio di questo 53esimo campionato di Serie A Beretta. Dopo la presentazione delle squadre, avvenuta finalmente anche in presenza di pubblico, si può partire con questo campionato. Scorso. Squadre che riservate alle prime quattro squadre rispettivamente ai play-out per evitare la retrocessione di una squadra. Sentirete
dall'audio la presenza del pubblico come al solito numeroso qua a Bressanone, chiaramente per vedere finalmente dal vivo una partita di pallamano dopo la forzata. Bressanone Albatro Siracusa, ottava rispettivamente decima dello scorso campionato, che ha visto due vittorie dei biancoverdi brissinesi 29-24 e 33-29 a Siracusa. Sono parecchie le novità delle due formazioni. L'Albatro ha perso ben 7 giocatori, tra cui i due frombolieri Juan Pablo Quello, passato al Merano, Thomas Canete al Fondi e Zoe Mizzoni al Bolzano. Vedremo se i nuovi acquisti Randes, Rosso, Vito Marino e i nuovi stranieri saranno in grado di riportare la squadra a miglior classifica. Ecco però, nel frattempo è iniziata la partita con la palla in possesso degli ospiti siracusani. Vediamo al centro Rosso con il 27, Bobicic sul mezzo sinistro, il numero 2 Mantisi che converge al centro. Bobicic, la difesa brissinese schierata sul 6-0, palla che finisce in mano al portiere Vierer, contropiede. Ed è subito Riccardo Di Giulio ad andare a rete con un bellissimo lancio del portiere Vierer in contropiede. Bianchi sulla posizione di mezzo destro. Bobicic, lo straniero, in cabina di regia. Adesso il Bressanone difende sui 7-8 metri proprio per evitare i tiri da fuori. Bianchi dall'ala destra, palla per Vito Claudio Marino che viene bloccato in maniera irregolare e sono 2 minuti di penalità subito per Stefano Arcieri. Gli arbitri sono i signori Carlo Dionisi e Stefano Mascarone dell'Aquila. Ecco dunque l'Albatro in sopranumero. Bobicic si alza, Rosso trattenuto anch'esso, palla che finisce alla sinistra con una pregevole girella. È il numero 15 Gianluca Vinci a portare il risultato in parità. Ecco che i biancoverdi, padroni di casa, giocano con l'extra player. Hamzic che serve Basic, palla che però finisce sulla gamba di Bobicic, 9 metri. Bressanone con Pazzer. Adesso è il numero 15, Hamzic, Arnat Hamzic, proveniente dal Conversano, che si mette subito in evidenza. Il tentativo dell'Albatro di andare a segno sulla porta vuota non ha avuto successo, in quanto il portiere è riuscito a rientrare in extremis e deviare sull'angolo. Ecco che l'arbitro ferma il gioco e riguardisce Ardian Iballi di non trattenere l'avversario per la maglietta. E ancora dall'ala sinistra, e ancora il numero 15
del Siracusa Gianluca Vinci. Tutto solo, nulla da fare per Alex Wierer, parità, due pari. Hamzic, i balli. Hamzic, Mitterozner, Basic, Mitterozner, i balli. Hamzic, micidiale, Arnat Hamzic, i tiri da fuori. Ecco Bianchi che entra, Bobicic. Tiro va oltre la traversa, però gli arbitri decretano il rigore per difesa in area. E allora sarà il numero 15 Gianluca Vinci, già duplice marcatore, a incaricarsi del tiro. Vinci contro Wierer, che si conferma come portiere para rigori. Il risultato rimane sempre 3-2 per il Bressanone. Mantisi, Bobicic, Rosso, Bianchi, palla persa e rimessa veloce che però finisce nelle mani del Siracusa, che va via in contropiede con il numero 15 Vinci, protagonista di un bel inizio di partita, che però viene fermato da Arnat. I balli, e allora si riparte ancora su azione manovrata. Nel frattempo il Bressanone è tornato completo. Bobicic che serve il numero 5 Vito Claudio Marino, che reclama il rigore, però gli arbitri optano per il tiro franco dai 9 metri. Rosso, Bianchi, Bianchi, fallo di Vito Marino, Bressanone che va via in seconda fase. Hamzic, i balli, velocissimo, palla per Mitterozner, Mitterozner che va al tiro parato dal portiere. Fallo su Mitterozner, 2 minuti per Bobicic. Altrettanto bravo Gabriele Hernandez, che annulla questo penalty del Bressanone. Il risultato rimane fermo sul 3-2 quando sono giocati 7 minuti di questa prima di campionato. Moretin adesso al centro, che serve Bianchi. Difesa bressinese avanzata sui 9 metri. Ecco Moretin. Rosso, finta di Rosso. Bianchi, parata di Wierer. Palla che finisce nelle mani di Mantisi. Anzi, mi correggo, ho segnato Rosso.
di Valli al centro, Hamcic, Mitterutzner. Hamcic, Mitterutzner, i Valli! E questa volta non lascia scampo al numero 97 Randes. Rosso, il numero 27, Marino, rosso ancora, che punta la difesa, Bianchi che va al centro, palla recuperata da Di Giulio, velocissimo contropiede del Bressanone, e bella conclusione di Stefano Arcieri, altrettanto bella parata di Gabriele Randis. Partita vibrante questa prima di campionato che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto su un equilibrio di sostanziale, su un risultato di sostanziale equilibrio. Quando stiamo andando verso il decimo minuto del primo tempo col risultato di 4-3 per i padroni di casa. Manovra rosso al centro. Marino, Bianchi, sfondamento di Bianchi su i Valli. E questa volta la volante del Bressanone non va a buon fine, con Arcieri sbilanciato e Di Giulio nell'impossibilità di agguantare il pallone. Salta l'occhio che Davor Ciutura, per due anni capocannoniere dei brissinesi, quest'anno dirige la squadra essenzialmente dalla panchina. Va al lato il tiro da fuori di Bobicic, Bressanone ancora in seconda fase, Mitterutzner, Hamcic, i Valli, servito di Giulio. Mitterutzner, Ceri, i Valli, Hamcic, tiro senza troppe pretese, facile presa del portiere Randes. Bellissima parata di Vierer su Bobicic, il rimpallo finisce nelle mani di Mantisi che va a segno, 4 pari. Azione confusa in attacco del Bressanone, un po' troppo veloce l'azione, palla comunque recuperata da Di Giulio. Ecco, adesso è entrato in campo il numero 41 Davor Ciutura, i Valli, Hamcic. Hamcic che fa fallo di Hamcic, e allora contropiede del Siracusa, Bianchi, il numero 2 Leonardo Bianchi non sbaglia la facile occasione e porta gli ospiti per la prima volta in vantaggio. Così come il Siracusa, anche i padroni di casa hanno una squadra rinnovata su diversi ranghi. Via Kolodziuk, Amato e Pivetta sono arrivati, Hamcic dal Conversano, Ardian Ibali dal Cassano, così come Marco Fantinato e Stefano Arcieri, giocatori che dovrebbero dare più peso ai biancoverdi brissinesi
che i pronostici di quest'anno indicano come una delle squadre di alta classifica. Per il momento però l'amalgama non è quello desiderato. Bellissimo servizio di Balli su Basic, che segna la sua prima rete e riporta il risultato in parità. Rosso Bobicic, bianchi con Vito Claudio Marino, ex Bolzano, che sulla posizione di pivot ha molto da fare alla difesa bianco-verde. E infatti i suoi compagni di squadra lo cercano in continuazione, anche con successo. Questa volta però la conclusione di Marino è stata parata da Alex Wierer, che sta facendo una bella partita, il numero 2 brissinese, che ha iniziato questa partita in porta. Bobicic, bel servizio per Bianchi, doppio fallo doppio, Ciutura, palla per Arcieri che si alza, bellissima rete di Stefano Arcieri, anche lui ex del Bolzano. Ecco Moretin in regia al centro con Rosso a mezzo destro. Moretin, Rosso, Bobicic, Moretin, si alza Bobicic, fermato prima da Iballi e poi da Arcieri, 9 metri, e senz'altro Bobicic il terzino da tenere in debita considerazione. Ecco subito Ciutura, Iballi, Di Giulio fermato fallosamente, Hamzic, Arcieri, Hamzic, Iballi, Basic, Mitteruzner, Iballi, Basic. E bella rete di Arnat Hamzic da fuori. Sul tiro di Hamzic ha riportato un colpo Marco Bobicic. Bobicic molto attivo in fase di attacco. Ecco Bobicic molto pericoloso sulla sua posizione di terzino sinistro, che però finora è stato efficacemente neutralizzato dalla difesa brissinese. Rosso, Moretin, Moretin, Rosso che punta i balli, sfondamento, esecuzione al punto giusto, i balli Hamzic, Arcieri che stanno via via trovando sempre migliore intesa con Mitteruzner sulla posizione di terzino destro. Basic reclama un fallo, gli arbitri però fischiano invasione d'area e allora Bobicic pone fine alle sue attese e va finalmente a rete. 7-6.
Iballi, Hamcic, Iballi, Mitarutzner, Iballi, Hamcic, servizio su Arcieri che però non riesce a prendere la palla. E allora il Siracusa prende il suo primo time out di questa partita con l'allenatore Giuseppe Vinci a dare le indicazioni ai suoi ragazzi. Ricordiamo che la scorsa stagione è stata abbastanza deludente per il Bressanone, che ha chiuso all'ottavo posto, certamente al di sotto delle aspettative, anche per via di un inizio campionato molto poco felice, perso tre partite di un solo gol. Il Siracusa invece ha dovuto temere fino all'ultima per la sua permanenza nella massima divisione, arrivando alla fine decimo. Muretin, Bobicic, ecco Rosso che cerca di salire Marino e va via Di Giulio. Gli arbitri fischiano passi a Di Giulio. E la palla viene rimessa in gioco dal numero 97, Randes. Muretin, Rosso, Bobicic, Muretin, Mantisi, Marino che esce dalla sua posizione di pivot per partecipare all'azione. Rosso, Bobicic, e questa volta il passaggio va fuori bersaglio. Fermato fallosamente il numero 88 Endri Tiballi. Gli arbitri decretano due minuti per il numero 27. Asciugato il parquet, ecco che Stefano Arcieri si appresta a tirare il rigore. Finta, palla che finisce sul palo, nuovo rigore sbagliato del Bressanone. Solitamente nelle scorse stagioni era Davor Ciutura ad incaricarsi dei rigori, andando pressoché sempre a segno. Bobicic, Moretin, Bianchi, Bobicic, Bianchi, gli arbitri hanno alzato la mano in segno del gioco passivo. Bella parata di Wierer
che però nulla può fare sul tiro di Moretin, entrato casualmente in possesso di palla sui 6 metri. E siamo nuovamente in parità, 7-7, quando scocca il 20° minuto del primo tempo. Siracusa che sta molto ben tenendo il risultato qua su questo campo di Bressanone, forse anche un po' contro il pronostico. Adesso ci pensa però Hamcic con la sua quarta rete a riportare in vantaggio i padroni di casa, con un tiro da fuori contro il quale nulla può Gabriele Randes, extra player dagli ospiti. Bianchi senz'altro Vito, Claudio Marino e Bobic tenuti in particolare sorveglianza dai biancoverdi. Moretin, Bobicic, nuovamente palla alzata, è bravo Wierer a neutralizzare il tiro di Bobicic dai 10 metri, palla che finisce a lato, quindi rimessa per gli arancioni siciliani, tornati nuovamente completi. Finta di Moretin, Bobicic, e questa volta nulla da fare per Wierer sul potente tiro di Bobicic da fuori. Il tiro di Hamcic invece è parato. Fase concitata con Bobicic che ha preso un colpo sulla mano destra. Gli arbitri fermano la partita per consentire al giocatore di rientrare ed anche per asciugare il parquet. Al posto di Balli entra ora Maximilian Brucker in difesa con il numero 23. Anzi, con il numero 13. Bobicic entra sul pivot. Mantisi, Moretin, finta, Mantisi, mano alzata degli arbitri, Moretin che trova il varco nella difesa brissinese e riporta gli ospiti in vantaggio. Otianovo, è tempo per l'allenatore Neuner di chiedere a sua volta il primo time out, di radunare i suoi ragazzi di modo che Sciutura possa portare quegli aggiustamenti necessari soprattutto alla difesa bianco-verde, che si vede in difficoltà con le veloci manovre degli ospiti siciliani, che hanno in Bobicic un cecchino da fuori e invito Claudio Marino, un pivot che molto abilmente apre varchi per i suoi compagni di squadra che via via vanno a segno. Infatti sono ben 5 giocatori ospiti ad essere andati a segno, mentre per il Bressanone sono 6. No, 5, altrettanto per i brissinesi. Partita condotta in modo impeccabile dagli arbitri Dionisi e Maccarone, anche se bisogna dire che sinora il gioco è molto corretto a entrambe le squadre.
Ecco Ciutura che torna in campo. I balli. Ciutura. I balli adesso sulla posizione. Alza Ciutura. Di Giulio. Palla al centro. Bella rete di Ardian Iballi con un tiro. Sta fermo. Parità. Adesso Bobicic è spostato sulla posizione di terzino destro, con va nel centro. Moretin, Osso, Vito Marino che si gira in modo veramente egregio. I balli. Arcieri, Ciutura, Brucker, non si capisce bene cosa abbia fischiato l'arbitro. Discussioni tra il numero 15 De Siacusani e l'allenatore Neuner. Palla tornata in possesso degli ospiti, che con molta calma impostano la loro azione offensiva. Moretin, Rosso, Marino, Bobicic, Moretin. Ecco invece adesso Ardian Iballi che ha rubato la palla ai suoi avversari. Contropiede ed è fantinato, no, è Enrico Iballi col numero 88 a riportare i brissinesi in. Di questo primo tempo con gli ospiti tornati nuovamente in possesso di palla. Allora. Moretin, Marino molto attivo che partecipa all'azione. Fallo sul numero 27. Osso Giovanni. E adesso torna in campo il numero 2 Bianchi sull'ala destra. Bianchi, Rosso, Bobicic, fa palla facile preda di Wierer, contropiede Arcieri, Iballi, Arcieri che non fallisce il tiro e con la sua seconda rete riporta nuovamente in vantaggio i padroni di casa. Adesso vediamo Enderi Tiballi che ha preso posto al centro della difesa in posizione avanzata. Moretin, Bobicic, si alza Bobicic, Rosso che tira da fermo, nulla da fare per il portiere Wierer. Nuova parità. Mita Rozner presa posizione su mezzo sinistro. Ciutura, Fantinato, neo acquisto arrivato dal Cassano. Mitterutzner, Fantinato, Brucker, Ciutura, Mitterutzner,
bellissima rete di Christian Mitterutzner, che ha scaricato un tiro contro cui Randes nulla ha potuto. Bobicic, Moretin, Bobicic. Sì, Gozani cambiano continuamente la posizione dei singoli giocatori, cosa che evidentemente è idonea a mettere in difficoltà la difesa brissinese. Bianchi, Moretin, fallo di Mitterutzner, cintura da dietro col rischio di 2 minuti. Marino, Rosso, Bobicic. Questa volta il tiro di Bobicic finisce di molto sopra la traversa, consente a Bressanone di tornare in possesso di palla. Ciutura, Mitterutzner che accenna il tiro, poi desiste. Fantinato, Mitterutzner, Ciutura, Arcieri. Fantinato, adesso al centro, arbitri con la mano alzata. Bellissimo servizio Ciutura su Brugger, anche lui a segno la prima volta, 13-11, quando siamo giunti quasi a fine di questo primo tempo. Bianchi, Rosso, Bobicic, Rosso, tiro parato da Wierer, riprende Bobicic però a invasione d'area e allora la rete viene annullata. Ciutura, bel servizio di Brucker che però compie sfondamento e su questa azione, su questo gol annullato, finisce il primo tempo. Per i padroni di casa.
Eccoci di ritorno per questa seconda, per questo secondo tempo per l'incontro Bressanone-Siracusa, con i padroni di casa in vantaggio di due reti 13-11 e in possesso di palla. Ecco Ciutura, bel tiro di Arcieri che però viene fermato. 9 metri eseguita da Basic, Ciutura, Amcic, Arcieri che non sbaglia, bravo Stefano Arcieri che segna la sua terza rete, 14-11. Nonché il distacco secondo le disposizioni Covid. Endri Tiballi al centro della difesa bianco-verde. Bobicic, Rosso, Rosso che serve Vinci, Moetin, Bianchi, Rosso, fallo di Hamcic. Fallo di Hamcic su Rosso. 2 minuti per il terzino brissinese. Asciugato il parquet. Albatro che riprende la partita con Marino, Bobicic, Rosso, Bobicic che serve Moretin che va a segno. Quattordici a 12, Di Valli, Basic, Ciutura, Fantinato, Di Valli, Fantinato, Ciutura, Di Valli, Fantinato e Ciutura con la sua prima rete all'inizio di questo secondo tempo. Tanto più prezioso in quanto conseguito in sottonumero. Arcieri, Ciutura, Di Valli. Basic, Ciutura, Di Valli, fallo su Ciutura, 9 metri, Basic, Di Valli, e Ciutura dall'alto della sua classe. Assegna Moretin che approfitta del soprannumero in quanto San Paolo non è riuscito a rientrare in tempo. 16-13. Adesso non è tornato al completo. Questa volta il tiro di Ciutura è facile preda del portiere siracusano. Grandissima parata di Valerio San Paolo su tiro da 6 metri.
Marceli. E ora il vantaggio dei padroni di casa aumenta a 4. Rosso. Bobicic. Marino. Bobicic. Moretin. Raccato dai balli, fallo. Molto da fare quest'oggi per l'aiutante nel prosciugare il terreno di gioco. Ecco che si può ripartire con Marino, Rosso, Bobicic, Bobicic, Rosso, braccato da Iballi che però commette fallo e allora ritorna in possesso di palla in Siracusa. Vinci, Bobicic, palla all'ala. Moretin, Bobicic, che va a rete. Palla schiacciata. Questa volta Hamcic ha forse affrettato un po' troppo la sua conclusione. Bobicic. Iballi adesso è molto avanzato su Bobicic. Infatti Vito Claudio Marino si sta rivelando una vera spina nel fianco della difesa bianco-verde. Ecco che si fa sentire l'incitamento del pubblico. Sciutura, Iballi, Fantinato, Arcieri, finta di Arcieri, che malauguratamente la palla finisce sui piedi di Basic e fallo, quindi palla che torna ai siracusani. Questa volta ci sono dei problemi col pallone. Rosso, Bobicic, il ritmo delle azioni del Siracusa non è più quello del primo tempo, però è una manovra sempre ragionata. Moretin, Rosso, Rosso, fallo di Iballi. Moretin, Cuzzupè, Moretin, Bobicic, siamo sul limite del passivo. Il tiro di Bobicic è parato
Tavale al San Paolo, Hancic questa volta forse poteva andare al tiro, invece ha preferito servire Fantinato. I balli, torna Basic sulla posizione di pivot, torna Ciutura e pure Mitaruzner. Quest'anno la panchina del Bessanone è molto più lunga dell'anno scorso e consente dunque a Ciutura di fare i necessari cambi. Ciutura, che questa volta c'era un fallo evidente su Basic, non rilevato, però se ne mette una pezza Valerio San Paolo, la rete seguente di Marino viene annullata, per cui tutto rimane sul 17-15. Vantaggio del Bressanone si è nuovo assottigliato, c'è da stare attenti perché Siracusa Maidomo non ha ovviamente ancora perso la speranza di portare via punti da Bressanone. Un fallo di Hamzic che esce dal campo, no, anzi Ciutura insiste affinché vi rimanga 9 metri. Quando sono passati 10 minuti di questo secondo tempo, partita ancora aperta a ogni risultato, anche se per la verità tutt'altro che una vittoria del Bressanone sembra essere una sorpresa. I balli Mitaruzner, Hamzic, Siracusani reclamano fallo di piede e questa volta Hamzic fa tutto da solo. E riporta il Bressanone a +3. Questa volta il passaggio su Marino non può ban fine, però c'è fallo, 9 metri. Eseguito dallo stesso Marini. Cic. Moetin. Molto bravo, che trova un varco nella difesa bressinese con una pregevole finta e va a segno. Hamzic, Endriti, balli. Anche i balli non è da meno. E segna la sua terza rete. 19-16. Prima le tempe agli ospiti, poi i balli Ardiana per i. Per la squadra di casa, 19-16. Bianchi, Moetin, Bobišić che non trova il varco, Vinci, Bobišić e parata di Valerio San Paolo che galvanizza i suoi che vanno via in seconda fase. Hamzic che non perdona. Le reti di vantaggio dei padroni di casa ritornano a 4. Adesso Italia Meister con il Pokalsieger Conversano
Ecco che il Siracusa manovra in attacco con Rosso, bella finta di Rosso che va al tiro, viene però chiuso da Mitter Utzner. Gli arbitri decretano 9 metri, i brissinesi avevano reclamato uno sfondamento. Rosso, Moretin, Bianchi, Moretin, Marino. E il giovane Kutsupe segna la sua prima rete dalla posizione di ala destra. E adesso rete di gran classe in elevazione di Davor Chutura. Un incrocio dei pali, nulla da fare per il pur bravo Gabriele Randes. Moretin, Marino, Bianchi, Rossi, Rosso. Palla in possesso dei brissinesi che non riescono però a piazzare il contropiede. Arcieri. Fallo d'area di Arcieri nel suo passaggio a Chutura e palla dunque agli ospiti. Partita ancora interrotta. Tanto lavoro oggi per l'addetto alla pulizia del pavimento. Molto importante peraltro per evitare brutte scivoloni con relative conseguenze fisiche per i giocatori. E lo so, non ci stanno tutti. Bobicic, Moretin, Kutsupe, Moretin che serve Kutsupe ancora, e il giovane Kutsupe va a segno una seconda volta in questo senso. Hamcic, Mitter Utzner, Chutura che con la sua classe e la sua esperienza in fila. Andes nell'angolo basso, sull'angolo basso della sua porta. Grazie.
Il risultato rimane ormai da qualche minuto fermo sul più 4 per il Bressanone. Il Siracusa però Maidomo cerca ovviamente di reagire, soprattutto con Bobicic e Marino. Grande parata di Valerio Sampaolo sul numero 3, Moretin. Parata del portiere ospite, con pallone recuperato dai biancoverdi, Mita Rutzner, sciutura Ardi Aniballi. Mita Rutzner, che discutono sul sistema da impostare. Sciutura Mita Rutzner, bellissima rete di Christian Mita Rutzner, è la sua seconda. Quando siamo giunti al 17° del secondo tempo, Bobicic, Moretin, Kutsupe, Moretin, ecco che l'arbitro interviene per calmare gli animi. Vito Marino, che si lamenta dei trattamenti a lui riservati dalla difesa biancoverde. 9 metri. Rosso. Rosso, Moretin. Kutsupe. Sotto passivo, rosso. Tiro da sotto. Bravissimo Valerio Sampaolo, che però non riesce a piazzare il contropiede perché la difesa avversaria retrocede in modo repentineo. C'è un fallo sul numero 15, Hamsic, molto attivo quest'oggi, un vero punto di forza della squadra brissinese. Sono 6 le sue marcature. Certamente l'apporto del pubblico aiuta i ragazzi di Bressanone a dare il loro meglio, apporto che era venuto completamente a mancare l'anno scorso. Però più che il pubblico, forse è la lunga panchina del Bressanone che quest'anno a fare la differenza. Ciutura, Iballi, Mita Rutzner, Ciutura. Infallibile Davor Ciutura, è la quinta marcatura in questo secondo tempo. Centro veloce degli ospiti, Bobicic, Rossi, palla che finisce a Marino, e questa volta gli arbitri ravvisano un fallo da 2 minuti decretato nei confronti di Endrit Iballi, e 7 metri per gli ospiti. Valerio Sampaolo bravo non soltanto a parare i tiri degli avversari, ma anche, come vediamo, molto efficace nel lavoro di asciugamento del parquet. Bobicic, Sampaolo. Bobicic, esperto cecchino anche lui, trafigge Sampaolo e va a segno per la quarta volta. Iballi, Ciutura,
Mitterutzner, i balli che punta la difesa, Mitterutzner, bellissimo servizio per Di Giulio che non si fa pregare due volte a trafiggere il portiere ospite. Moretin, Bojčić, Vinci, doppio pivot adesso degli ospiti, Kutsupe che in questo frangente di secondo tempo si sta rilevando il marcatore più efficace degli ospiti, ovviamente servito a dovere dai suoi compagni. Mitterutzner, i balli, Ciutura, gli arbitri fischiano un fallo di passi, secondo me assolutamente inesistente. Gli ospiti ne approfittano per segnare a porta vuota per via dell'extra player. Adesso rientra San Paolo. Arcieri, di forza Stefano Arcieri, riporta nuovamente a 5 le reti di vantaggio dei padroni di casa. 9 minuti alla fine. Time out chiesto dagli ospiti siracusani. È una partita bella, veloce, vibrante, che vede sì il Brissanone in netto vantaggio, però nulla è ancora deciso, mancano 9 minuti e si sa che nella pallamano può bastare pochissimo per capovolgere un risultato che sembra ormai assodato. Rimette Bobicic per Marino, l'asso, l'asse portante della formazione siciliana. Bobicic, Marino, Rossi, Rosso, Endri Tiballi, Bobicic e ancora Kutsupe. Questa volta è il palo a dire di no alla giovane ala siciliana. Amcic, i balli, Mitterutzner, nulla da fare, chiude molto bene la difesa per gli ospiti e questa volta gli arbitri decretano il rigore per un fallo su Ardian Iballi. Arcieri ancora sulla linea dei 7 metri nonostante abbia sbagliato in precedenza altro rigore e questa volta però Arcieri va a segno. Rosso, Bobicic, ecco Mitterutzner che ha intercettato un passaggio
segno. Una rete molto importante perché porta a 7 il vantaggio dei padroni di casa quando mancano 7 minuti alla fine della partita. Moretin, Bobicic, Bobicic che non riesce ad andare al tiro perché contrastato dalla efficace difesa bianco-verde. Questa volta Bobicic riesce a tirare, per San Paolo a dirgli di no. Contropiede, seconda fase, bellissima azione dei brissinesi con Enrit Iballi che va a segno. Adesso il vantaggio dei biancoverdi si fa più consistente e pare proprio che abbia ormai ipotecato il risultato di questa prima partita casalinga. Salta l'occhio la panchina relativamente corta degli ospiti siciliani, che sicuramente in questa finale di partita sentono anche la stanchezza. Primi fra tutti Bobicic e Marino, che hanno dovuto giocare praticamente senza cambi tutta la partita. Marino, Bobicic, tutto si concentra su Bobicic, rosso, bianchi che dia. Bel tiro di Marino che viene parato da Valerio San Paolo, però gli arbitri sono dell'opinione che ci sia stato fallo e per questo decretano non solo un rigore ma anche 2 minuti per Ardian Iballi. Bobicic contro Vierer, che ha già parato un rigore, e questa volta Bobicic sbaglia lo specchio della porta, nulla di fatto, quindi è Bressanone che ritorna in possesso di palla. Questa volta sono i padroni di casa a chiedere un time out. E sul costante incitamento del loro numeroso pubblico di casa sta volgendo al termine questa pregevole partita. Mancano infatti 5 minuti alla fine, con un vantaggio di 8 reti per i padroni di casa che sicuramente ormai non si faranno più sfuggire la prima vittoria del campionato.
Ecco che è tornato in campo anche Fantinato. Ciutura, Mitterutzner, Stefano Arcieri che si alza in elevazione e segna una pregevole rete nell'angolo lungo alla sinistra di Gabriele Randes. 30-21. Sesta segnatura personale per il numero 14 nazionale rosso Bobicic. Rosso, va a segno Rosso, segna la sua quarta rete. 30-22. E adesso è anche tempo di fare entrambi in campo i giovani. Vediamo Coppola, vediamo Schatzer e vediamo anche il numero 13 Puca Max. Fantinato, ecco Marco Fantinato che segna anche lui la sua prima rete. Fantinato, il nuovo acquisto della Cassano, fissa il 31-22 ed ora allenatore Paolo Ciutura manda in campo i giovani, i promettenti. Vinci contrastato da Mühlecker, rosso, bianchi, rete di Marino, terza rete di Vito Claudio Marino che ha lavorato molto e in modo efficace nella difesa bianco-verde, aprendo sempre varchi per i suoi compagni di squadra. Ecco Schatzer a sinistra. Peccato che il giovane Coppola abbia perso la palla. E Valerio San Paolo ci mette una pezza, contropiede Schatzer, il giovane Schatzer che va a segno di forza, pregevole questa segnatura di Schatzer. Usanato dai suoi compagni di squadra anziani che hanno preso nel frattempo posto sulla panchina, ormai la partita è decisa, spazio ai giovani. Rosso, Bobicic, Bobicic, questa volta i due minuti se li prende Christian Mitterutzner per un fallo su Vito Claudio Marino. E allora gli ultimi due minuti il Bessanone lo giocherà in sottonumero. Ormai le forze di Bobici stanno svanendo, tiro, il suo tiro finisce a lato. Entra in campo Endri Tiballi. Fantinato, bravo Fantinato. Che segna la sua seconda rete. Sono 10 adesso le reti di vantaggio dei padroni di casa. Un risultato certamente meritato dei padroni di Pasa. Bisogna però dire che gli ospiti hanno tenuto il passo fino al decimo del secondo tempo, allorché sono riusciti a contenere lo svantaggio in quattro reti con possibilità di rimonta, però alla lunga è venuta fuori la maggior classe dei padroni di casa che, come detto, agevolati anche dalla possibilità di maggior cambi, sembrano più freschi in questo ultimo frangente di partita. Bobicic,
Vinci, ecco servito Mantisi e Schatzer ancora, c'è gloria per tutti oggi. Luca Schatzer, seconda rete quando è scoccato l'ultimo minuto. Entusiasmo del pubblico, tutto in piedi ora a festeggiare questa vittoria con un Valerio San Paolo che prima para un gran tiro, poi deve invece subire l'ultima marcatura. 10 secondi, Bressanone con la palla, tiro di Coppola, del giovane Coppola, e finisce sul risultato di 34-24 questa prima partita interna del Bressanone. Ecco che le squadre si congedano a vicenda. Due parole sugli arbitri che hanno diretto in modo egregio questa partita. Tanti rigori e tanti due minuti, però bisogna dire che sono stati per lo più giustificati e soprattutto misurati su tutte e due le squadre. Ecco, con le esultazioni della squadra e il suo pubblico, terminiamo questa cronaca diretta dell'incontro tra Bressanone e Siracusa, per sentirci più tardi con le interviste di rito. Grazie per l'ascolto, Paolo Cistari ringrazia per essere stati con noi e vi saluta.